Salve ragazzi e benvenuti in questa nuova serie Ark, il tramonto degli spiriti. Avete presente Lost Odyssey? Che purtroppo non ho potuto più continuare e non lo continuerò un po' più mai più. Ecco, Ark, il tramonto degli spiriti è, diciamo, più o meno come Lost Odyssey. È totalmente doppiato in italiano e in più ha una storia con due personaggi divisa che poi si unirà più avanti. Questo gioco l'ho provato per la prima volta come demo e poi sono arrivato tipo a metà gioco, ma non l'ho mai finito. Spero che vi piaccia. Possano gli spiriti guidarmi. Bene, cominciamo allora. Possano gli spiriti guidarmi. Sei pronto? Cominciamo. Fatti sotto, Lloyd. Forza, Karg, puoi farcela. Oh. Va bene, cominciamo. Stasera, non il Oh, God, you did that.
Sì, appunto, amici d'infanzia. Vabbè, sei così. Sì, scopriamolo. Comunque, lui usa la spada, mentre Paulette usa un oyo-yo come arma. Quindi, che succede? Vabbè, tanto i soldi non mi serviranno, perché giochi come questo io, raga, sono un veterano. Se non avete giocato, raga, abbonatevi al PlayStation Now o fate la prova gratuita di 7 giorni e scaricatelo questo gioco, perché è super bellissimo. Ha una storia veramente ricca di colpi di scena. Poi sua madre, Nafia, Lady Nafia, cos'è? Nafia le piante. Veramente, questo qua è un nome veramente, non so, ridicolo. Ma perché le ha dato un nome così? Con tutti i nomi che c'erano. Nafia, ma dai. Vabbè, chissà perché non può entrare. Che bella stanza.
Era uno spirito, lo spirito del vento. Perché? Beh, poi vedrete il motivo perché è apparso. Tanto, tanto tempo fa, gli uomini vivevano in comunione con gli spiriti. Finché un regnante oscuro, dal cuore malvagio, decise di sfruttare il potere della scienza per provare a dominare il mondo. Fortunatamente, molti valorosi si opposero alla sua volontà. Affidandosi al potere degli spiriti, sconfissero il regnante oscuro e sigillarono il suo corpo all'interno di un'arca. Lo sai cos'è un'arca, vero? È una scatola, ma con un potere misterioso. Wow! Allora è vero che i cattivi perdono sempre. Beh, in realtà, migliaia di anni più tardi, il regnante oscuro tornò in vita in cerca della sua vendetta. Davvero? E poi cosa accadde? Sfuggito alla prigionia dell'arca, il regnante oscuro assunse una forma alquanto strana. Una forma che non si era mai vista prima. Quindi provò a distruggere il mondo. Fu allora che comparvero un grande eroe e una madre misericordiosa che ereditarono la fermezza delle anime del passato. Furono loro a opporsi al regnante oscuro. La battaglia fu terribile e lunghissima, ma alla fine riuscirono a sconfiggerlo e a rinchiuderlo nuovamente all'interno dell'arca. Il risultato dello scontro fu però terribile, tanto che gli spiriti scomparvero dalla faccia della terra. Al loro posto apparvero delle nuove creature, degli esseri chiamati Deimos. Umani e Deimos non riuscirono mai a socializzare e questo condusse a una furiosa battaglia. Con il passare del tempo, il mondo fu diviso in due, una metà nella quale vivevano gli uomini e un'altra per i Deimos. In breve tempo, ogni possibile contatto fra esseri umani e Deimos venne ufficialmente bandito. Guarda, non è per niente strana la cosa. Guarda, cioè, ti è apparso per una spiegazione molto semplice che uno riguarda quella gemma, cioè la pietra, che è la pietra del vento, proprio come la pietra che abbiamo visto nel filmato con la ragazza, che non ricordo il suo nome. Che anche lei possiede una delle pietre degli spiriti. E provate a indovinare quale spirito si tratta. Perché questo era il spirito del vento. Quindi c'è quello dell'acqua, quello del fuoco, quello della terra e credo anche quello dell'aria. Quindi quello di questi può essere apparso, cioè apparirà.
Ecco appunto, Paoletta ha detto proprio la parola presilti. Ecco, lui è uno dei presilti. Quindi anche la ragazza è una presilta. Chi saranno i prossimi? Beh, si scoprirà più avanti. Ovviamente. Ora. Ma giusto quel tizio devo andarlo tipo a salvare adesso. Sì. Però prima qui urge un salvataggio. Perché è sempre bene salvare i propri progressi. In caso succeda qualcosa di inaspettato, imprevisto. Bene. Quindi raga, questo episodio di Ark, il tramonto degli spiriti, finisce qui. Ci vediamo alla prossima. Ciao!